Gentili telespettatori, buona giornata. Ci sono le tessere di Vannacci, nuovo comitato. Nella Lega cominciano ad agitarsi. Lui dice, ma non sorprendetevi, vado anche a Pontida alla festa della Lega. E così l'associazione Il Mondo al Contrario. L'associazione Il Mondo al Contrario. Vannacci proprio, scusate che si è bloccata, allora, dice, allora scusate che si è bloccato un attimo il tutto, Il Mondo al Contrario in mio nome, l'associazione Il Mondo al Contrario in mio nome, è indipendente da me, dice l'alto ufficiale, è dall'agosto scorso che ho aperto il tesseramento. Quindi c'è un'associazione e un tesseramento. Ecco, intanto quando gli si chiede se è vero, come temono diversi leghisti, che intenda testare la forza del suo marchio con una lista in una delle regioni che andranno al voto a novembre, c'è l'Emilia-Romagna, la Liguria, l'Umbria, torna serio Vannacci e dice, io non l'ho mai detto e sono un uomo di parola. Però sta circolando da diversi giorni l'appello di Roberto Fiore di Forza Nuova, dato che Vannacci ha origini spezzine di La Spezia, l'invito a rompere gli indugi, lasciare la partitocrazia e iniziare il percorso per salvare la Liguria e l'Italia dal disastro economico e morale. L'aspirazione questa è del fondatore del movimento di estrema destra, proprio Roberto Fiore. Ma l'annuncio del tesseramento dei sostenitori del comitato Il Mondo al Contrario, che poi è lo stesso nome del titolo del libro bestseller di Vannacci che ha venduto, io ero rimasto a oltre 300.000 copie, che per l'Italia 300.000 copie sono un'immensità. Come vi dicevo, l'annuncio del tesseramento dei sostenitori del comitato Il Mondo al Contrario, se non avrà stupito Crippa, il vice segretario della Lega, e nemmeno l'ultra salviniano Igor Lezzi, comunque dentro la Lega ha portato comunque un certo, diciamo, imbarazzo. Perché? E perché, dice il generale, perché mai? Qual è il problema? È dall'agosto scorso che il comitato ha aperto il tesseramento. Non vedo motivi di stupore. E così l'europarlamentare nuovo della Lega Vannacci ricorda che il comitato fondato da Fabio Filomeni è intitolato al suo primo libro ed è del tutto indipendente da me. Io non c'entro, però dice se l'associazione da culturale si trasformasse in politica non vedrei motivi di scandalo. Il comitato si federerebbe con la Lega, ma badi, non dico che succederà. Quindi c'è un qualcosa di ambiguo. Io credo che a Vannacci con la Lega, credo che al generale non gliene freghi assolutamente nulla della Lega. La Lega serve per entrare in politica, come alla Salis AVS serve per entrare in politica, come ad AVS serviva la Salis per entrare in Europa, come Renzi serviva Calenda per entrare e Calenda Renzi per entrare nel Parlamento italiano. Esso si chiama opportunità. Quindi io credo, mia opinione personale, che al generale Vannacci non gliene possa fregare de meno della Lega. Vannacci non è un leghista, non l'è mai stato, come Conte non è un grillino, non lo è mai stato, solo che si presentano delle opportunità. A Giuseppe Conte Grillo gli aveva detto vuoi fare il capo politico del Movimento 5 Stelle? Conte non aveva avuto nessun'altra offerta, dice o questo torna a fare l'avvocato a Beri.
E così ha scelto di fare il capo grillino, ma lui non è un grillino e non lo sarà mai. Vannacci, un alto ufficiale, ex comandante della Folgore, che si mette in un partito con una storia come quella della Lega? Vi ricordate la Lega di Bossi che doveva dividere l'Italia? Il comandante della Folgore? Quindi, ex comandante della Folgore. Capite che è opportunismo. Conte è capo dei grillini perché gli serve. Vannacci, europarlamentare con la Lega, anche se esterno, tutto quello che volete, perché gli serve. Davvero credete che Vannacci sia un fans di Salvini? No, io non lo credo. Quindi Vannacci dice: io oggi sono un leghista, però se questa associazione dovesse poi diventare una roba politica, poi si federerebbe con la Lega. Bah. E Vannacci è un uomo intelligente e quindi dice quello che serve dire in questo momento. È chiaro, no? Beh, nella Lega comunque qualcuno dice: ma c'è qualcosa che non mi torna. Vannacci, per sfatare un po' queste cose, dice: andrò anche alla festa della Lega di Pontida di sabato. Dice: potrei arrivarci in paracadute, scherza, quindi potrebbe fare l'arrivo teatrale, no? Che si lui ha brevetto di paracadutista, insomma, era comandante dei paracadutisti della Folgore, quindi lui potrebbe arrivare anche paracadutato in aereo. Dice: so bene che Pontida è un luogo diverso e di grande significato per la Lega. Beh, come vi dicevo prima, sinceramente non mi ci vedo Roberto Vannacci a Pontida. Pontida è un po' il simbolo della vecchia Lega, non tanto della nuova, ma della Lega bossiana, la Lega degli anni 90, quelli che non riconoscevano l'Italia, che volevano fare appunto la Padania. Quindi vedere un alto ufficiale, una di quelle persone dedicate alla difesa della Repubblica, andare a Pontida è una roba che non si può vedere, non si può vedere. Però voi sapete che oggi la politica è presa con opportunità, opportunismo, eccetera, eccetera. Quindi, cari leghisti, non crediate che Vannacci sia un leghista, come cari grillini non crediate che Conte sia un grillino. Direbbe un mio amico: quindi, arrivederci a tutti e grazie, ci vediamo al prossimo video.